Scusa? Sì. Posso farti una domanda? Sì, certo. A quale punto del tuo percorso universitario sei? Sono iscritta al primo anno del corso di dottorato in lingue, letterature e culture moderne. E prima quale corso di laurea magistrale hai frequentato? Sono laureata l'anno scorso nel corso di laurea magistrale in letterature moderne e comparate postcoloniali. Sì, sicuramente è stato fondamentale perché poi decidessi di proseguire con la carriera universitaria cercando di entrare nel dottorato. Potresti parlarci un po' del corso di laurea magistrale? Sì, innanzitutto avevo scelto di fare questo corso di laurea magistrale perché è incentrato sulla letteratura, che è quello che mi interessava di più anche in vista appunto della mia idea di provare a fare un dottorato, ma comunque anche se non fossi riuscita a entrare al dottorato, appunto penso che questo corso di laurea mi abbia dato le basi fondamentali per poi cercare una carriera in ambito scolastico, nell'insegnamento. E tra l'altro quest'anno ho visto che hanno aggiunto corsi specifici per acquisire 24 CFU, che quando c'ero io non c'erano, quindi ho dovuto aggiungere, e quindi questa credo sia una cosa positiva. E dall'altro ho approfondito ancora lo studio della lingua, soprattutto nel campo della traduzione, quindi penso che comunque avrei potuto avere un futuro anche in ambito editoriale o in ufficio di traduzione, qualcosa del genere. E in generale comunque penso che questo corso di laurea dia un'apertura mentale e anche un indice di adattabilità superiore rispetto ad altri corsi, quindi penso che comunque sarei in grado di adattarmi appunto a vari contesti lavorativi che abbiano a che fare con le lingue. Molto bene, quindi se tu tornassi indietro sceglieresti nuovamente questo percorso di laurea magistrale? Sì, sicuramente.